10, 24 ore senza di noi, una giornata per rivendicare dignità e diritti per tutte e tutti, una giornata che mette in risalto l'importanza non solo dal punto di vista economico ma anche culturale e sociale dei migranti nel nostro territorio, una giornata che sappia respingere il razzismo, il clima di razzismo istituzionale che si è diffuso in tutto il paese ormai, che legittima atti di intolleranza, di xenofobia sociali. E alla ministra Gelmini che ci vuole classi dal prossimo anno che abbiano un tetto del 30% di alunni migranti per classe, noi rispondiamo che a questa scuola noi non ci stiamo, che noi vogliamo una scuola multietnica, multiculturale e che le sue classi ponte e i suoi tetti del 30% se li può tenere, perché sappiamo che l'incontro delle diversità, delle differenze porta ad un arricchimento, ad una crescita, sappiamo che porta delle società migliori ed è questo che vogliamo. 1 marzo 2010, diritto di cittadinanza, permesso di soggiorno e diritti per tutti.